Coach, due set buoni comunque, dove di fatto avete condotto la gara, poi dopo è cambiata un po' la partita nel terzo. Due set buoni con un ritmo molto basso, e la cosa che chiedeva le ragazze era quella di non adattarsi a un ritmo di gioco obiettivamente troppo basso, perché il rischio era dalla nostra parte di rimanere con quel livello di gioco e dall'altra parte una crescita dovuta al fatto che loro sono giovani, quindi possono avere questo discorso qua. Resta il fatto che è stata una partita non giocata bene, dobbiamo imparare a essere più cinici, più bravi a chiudere le situazioni, e ci siamo complicati la vita da soli e dobbiamo capire che in questo campionato non si può rischiare, ecco, perché la situazione in classifica per noi è brutta, rimane brutta. Oggi erano importanti 3 punti, diciamo che la nota positiva è questa. Si tengono i 3 punti, si tende anche quel finale di quarto set dove magari si poteva rischiare qualcosa in più, la squadra ha tenuto, ha portato a casa il risultato, poi l'ottima prova di Brakočević che è uno dei punti di riferimento in maggiore crescita nell'ultima parte di stagione. Sì, al di là del singolo individuo io tendo sempre a parlare della squadra. La tenuta c'è stata nel quarto set, però eravamo in controllo dall'inizio e non siamo stati bravi a prendere il break decisivo. Soprattutto per demerito nostro, perché è inutile nascondersi, quando si fanno errori diretti di quella gravità si rischia di far, tra virgolette, lasciatemi la parola, resuscitare l'avversario. Siamo stati ingenui e così non basta, resta il fatto che dobbiamo imparare a tenere alto sempre il nostro ritmo di gioco, non si può far bene un set e poi crollare come è stata nella partita per esempio di campionato contro Busto. Ripeto, il nostro obiettivo erano i 3 punti, dobbiamo migliorare la situazione di gioco e soprattutto mettere in pratica quello che c'è quotidianamente in allenamento, perché in allenamento stiamo tenendo un ritmo di gioco, un ritmo tecnico e tattico molto alto e facciamo fatica a metterlo in campo e di conseguenza dobbiamo scrollarci addosso quello che è tensione, nervosismo, paura, non lo so cosa, perché abbiamo poco tempo, ma poco tempo significa poche partite, quindi adesso ci aspetta una partita molto importante, dobbiamo ritrovare l'entusiasmo, essere consapevoli che se facciamo la nostra pallavolo possiamo dire la nostra. Qualche altra situazione da aggiustare adesso con l'inserimento di un nuovo palleggiatore, di Valeria Caracuto? Sì, questa è una situazione sicuramente nuova, però l'infortunio di Alessandra è stata un fulmine a ciel sereno, fa parte del gioco, non si poteva prevedere e adesso cercheremo velocemente di inserire Valeria nei meccanismi della squadra, perché anche lì abbiamo veramente poco tempo.